Francesco Raimondi di Med Group, Med Computer, e sono il training specialist dell'azienda. Cerchiamo di portare nelle scuole i prodotti Apple, quella che è l'esperienza didattica di nuova generazione per creare classi 2.0 e laboratori all'avanguardia. Si tratta di portare nelle scuole innovazione, si parla di portare all'interno degli istituti e nelle mani dei ragazzi una tecnologia in grado di stimolarli sempre di più e qualsiasi sia l'ambito, dalla creatività alla programmazione con il coding alla classica lezione che possa essere matematica, geografia, storia o scienze. Sono più di 40 anni che Apple porta nelle scuole questa sua filosofia con prodotti che, come detto prima, non solo sono estremamente versatili in quest'ambito, ma sono estremamente inclusivi. Con la loro accessibilità si prestano a qualsiasi difficoltà si possa riscontrare all'interno delle scuole con DSA. Med Group è molto vicina a questa filosofia, cercando di portare nel territorio dell'Umbria, delle Marche, in Abruzzo, Toscana ed Emilia quanta più tecnologia all'interno degli istituti per poter fare quello step successivo e di stimolazione in più per i ragazzi. Noi siamo un istituto a caratterizzazione tecnologica all'interno del quale ci sono indirizzi come l'informatico, come l'elettronico. Per cui è ovvio che ci viene abbastanza naturale intraprendere un percorso di coding, l'utilizzo per esempio delle varie app permettono sicuramente di sviluppare negli studenti questa capacità che ha una evidente applicazione nel mondo professionale. Già noi abbiamo intrapreso la strada della realizzazione proprio di vere e proprie app. E questo, ripeto, per quanto riguarda i ragazzi magari degli indirizzi più vocati a questo tipo di sperimentazione. Però il coding vogliamo che diventi un'attività trasversale che per esempio coinvolga anche tutti i ragazzi del biennio, indipendentemente dall'indirizzo, perché riteniamo che sia poi il pensiero computazionale in generale sia proprio una competenza chiave nella formazione degli alunni, degli studenti oggi, no? Con il Cassata Gattapone qui a Gubbio stiamo facendo un ottimo lavoro. L'istituto sta intraprendendo un percorso che andrà a toccare anche il coding e successivamente anche Xcode, quindi la programmazione in tutto il suo aspetto, e sarà una scuola 2.0 davvero importante. Fare lezione all'interno di queste scuole, formazione ai docenti per quanto riguarda l'utilizzo delle nuove tecnologie è estremamente interessante, perché loro in primis sono stimolati e sono spronati quindi ad apprendere nuove cose che siamo sicuri porteranno ai ragazzi della nuova generazione. L'aula è un contenitore pieno di dotazioni tecnologiche, ma poi l'insegnante che deve applicare la metodologia didattica innovativa in modo che insomma funzionino queste tecnologie e non siano solo degli oggetti, diciamo, passivamente subiti. E ovviamente in questo senso il corso è importante perché permette ai docenti di comprendere tutte le potenzialità di questa strumentazione, l'utilizzo didattico e quindi diciamo in quali termini possono implementare veramente l'apprendimento degli alunni. Questa poi è la cosa che a noi interessa di più.